5, 6, 7, 8. Siete pronti? Si gioca! One, two, three, four, five, six, seven, eight. Con quale maestra? Maestra
alla Duca d'Aosta? Sì, perfetto. Cristian, non avrai, abbiamo capito, fa 9 anni, fa la terza, ma con la maestranella, poi. Thank you.
Alessandro Petruzzelli, a cui chiediamo un resoconto, un riassunto, una sintesi di queste tre manifestazioni che si sono svolte a Pavese. Allora sì, il primo giorno è stato il 13 maggio, in Piazza Capitanio, una affluenza abbastanza copiosa. Sì, esatto. Il secondo giorno è stato al campo sportivo di Palese, il 19, e là abbiamo avuto la partecipazione di Monique Mascot, la loro animazione, e poi oggi è l'ultimo giorno con questi giochi, con queste attività che io spero di portare più spesso sul nostro territorio, anche perché questi ragazzi non hanno un luogo dove divertirsi, svagarsi, devono sempre andare o lontano da Palese o in altri posti meno, meno adatti per loro, ecco. Quindi la mia intenzione è magari riproporli nei mesi di marzo e aprile dell'anno prossimo. Signor Petruzzelli, chiedo scusa, ma in sintesi, nella sintesi, cioè lei è soddisfatto di queste tre giornate trascorse con i bambini, diciamo in questo, al campo sportivo in Piazza Capitanio e all'arena della Chiesa del Sacro Cuore? Allora, soddisfatti, siamo sempre soddisfatti del nostro risultato che otteniamo quando facciamo delle cose, soprattutto sul nostro territorio, in mancanza anche di fondi. E quindi dico di sì. Ovviamente ci aspettiamo che la partecipazione di questi ragazzi aumenti sempre di più ogni volta che venga proposta questi tipi di eventi, in modo da migliorarla sempre di più, anche perché se c'è una partecipazione maggiore noi ovviamente facciamo un evento migliore. Grazie.